assicurato che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, ma sarà l'Omnia Bitonto a battere. Omnia che, come detto, viene dalla vittoria con il Molfetta, squadra in ottima posizione alle spalle di Omnia Bitonto, Corato e Ordona. Con 34 punti, invece il Corato ha battuto il Canosa, una gara sicuramente non facile, però alla fine con il gol di Scaringella è riuscito a passare la formazione di Corato. Cominciata la gara da qualche secondo, gli ex sono due: da una parte Gernone, che era centrocampista di riferimento per Valeriano Loseto quando Loseto era l'allenatore del Corato, Gernone che è stato praticamente riscoperto, rispolverato dal tecnico barese dopo alcune esperienze sicuramente non di livello in terza categoria pugliese con il Trevisani e poi in Basilicata con il Banzi. Dall'altra parte invece Michele Schirone, l'anno scorso ha fatto parte della squadra che ha vinto la prima categoria, ma seguiamo prima questa azione con il tiro di Scaringella che viene fermato da Nicola Fumai. Dicevamo, Schirone che è tornato a Corato, ma ormai un abitué della piazza coratina, Michele Schirone che ha vestito la maglia nero-verde in diverse occasioni, la prima nel 2004 quando arrivò in corsa, squadra di Michele Lotito, e si è ritagliato uno spazio importante nel cuore dei tifosi nero-verdi. Allora noi andiamo a ricordare di nuovo gli 11 in campo con Leuci, Corato con Leuci tra i pali, Zinetti e Schirone i terzini, Calefato e Colangione i centrali, poi Riontino, Schiavone e Cannone a centrocampo, Dipinto largo a destra, Grilli a sinistra, Scaringella di punta, Omnia Bitonto invece con Raimondi in porta, De Vita e Lo Sacco i due terzini, Nicola Fumai e Rubini, pacchetto d'esperienza, classe 80, 81 il primo, 80 il secondo, poi Diagnede, Santis e Gernone a centrocampo, La Carra, Lo Seto e Anaclerio di punta. Un attacco temibile con 24 gol in campionato e 6 in coppa, La Carra sta disputando quella che è sicuramente la sua migliore stagione, attaccante che sicuramente non ha mai giocato in promozione, quindi per lui un campionato non al suo livello, diciamo così. 30 gol stagionali sono sicuramente un buon bottino, siamo appena a inizio febbraio. Occhio al Corato, palla verso Grilli che prova a girarla con il sinistro sulla imbeccata da parte di Zinetti, non riesce però a centrare la porta, non riesce proprio a colpire. Il giovane classe 99, uno dei prodotti della Junior, dei prodotti della Juniores del Corato. Gianluca Loseto cerca in mezzo Gernone. Gernone prova a proporsi per vie centrali, arriva la palla a Pepe La Carra si accentra, non ha spazio per il tiro, subito chiuso da Colangione, in mezzo prova ad andare Anaclerio, viene fermato e allora può ripartire il Corato. Riontino, Amedeo Dipinto, chiuso da Rubini, ancora Riontino, palla sulla corsia di sinistra dove c'è Schirone, Schirone in mezzo, Scaringella, palla restituita a Schirone, buono il pallone di Scaringella. Rientra con il sinistro, palla all'interno dell'area di gol, arriva Dipinto, la palla toccata male dall'attaccante Barlettano, colpisce quasi con la suola del piede, palla che termina alta sulla traversa. Corato che in questi primi tre minuti già ha provato un paio di affondi verso la porta del giovane Gabriele Raimondi, prodotto del settore giovanile del Bari, arrivato quest'anno in maglia Omnia. Intanto fischiato un fallo al numero 9, Pepe La Carra. Abbiamo parlato prima, La Carra che ha vestito maglie importanti, ma ne parleremo durante la nostra telecronaca. Zinetti col numero 8, Cannone, Schiavone, il play basso va da Scaringella, buono l'appoggio per Dipinto, Dipinto largo a sinistra, intelligente il passaggio per Scaringella che prova a metterla in mezzo, il colpo di testa di Rubini anticipa Scaringella, esce l'Omnia Bitonto dalla propria area di rigore, Schiavone, ancora Schirone, questa volta il tentativo di cross è contratto da Toni Gernone, rimessa laterale per i neroverdi, cominciato subito con grande sprint a formazione di Dicorato, soprattutto a sinistra con Schirone che ha già messo dentro alcune palle interessanti. Occhio a Zinetti, può caricare il destro, il diagonale di Zinetti non va lontanissimo dallo specchio della porta. Corato sugli scudi dopo 5 minuti di gioco, sono già almeno 4 i tiri in porta, anzi i tiri della formazione nero-verde,
non tutti nello specchio della porta. Può ripartire la squadra di Benny Costantino al secondo anno sulla panchina dell'Omnia Bitonto dopo le esperienze di Terlizzi e Trani. Riontino, di petto Colangione, Schirone, poi Leuci, lungo cerca Riontino, di testa allunga verso Di Pinto, la posizione irregolare di Amedeo Di Pinto, si alza la bandierina dell'assistente numero 2 del signor Nicola Ostuni di Bari. Calcio di punizione Omnia. Omnia che l'anno scorso con il Corato ha dato vita a un interessante duello, anche in quel caso riuscì a creare un gap abbastanza consistente tra prima e seconda in classifica alle spalle delle due formazioni lo Spinazzola. Alla fine il Corato è riuscito a salire in promozione dopo aver vinto lo spareggio, la finale playoff con lo Spinazzola. Colangione in orizzontale va da Califato, uno dei volti nuovi di una squadra che si è trasformata nel corso di questa stagione. Zinetti, Califato, libero Schirone a sinistra, lo serve Califato, scivola Schirone, subito aggredito da Giornone, c'è il fallo di Schirone che nel tentativo di recuperare il pallone è andato sulla caviglia del centrocampista barese. Mallardi di Bari che semplicemente redarguito verbalmente il terzino sinistro. Tanto non è cambiato nessun risultato dal girone A di promozione, cercheremo di aggiornarvi quanto concerne quello che succede sugli altri campi. Palla calciata da De Santis all'interno dell'area di rigore, l'uscita con un pugno di Leuci che viene spinto, viene toccato, quindi carica sull'ex portiere di Cerignola, Martina Franca, e anche Arezzo in C1. Stato secondo di Benussi, ex portiere del Lecce, da cui ha imparato molto. Zinetti, palla deviata da Diagne, poi Di Pinto, Scaringella, col 10 Anaclerio, Anaclerio che è spostato un po' di più verso la linea di centrocampo. De Santis, palla che si perde sui piedi di Califato, ancora Califato, riceve da Zinetti e si riparte da Francesco Leuci. A sinistra il pallone dove c'è Schirone, d'esterno cerca Scaringella che aggredisce il pallone, arriva in anticipo Nico Fumai, rimessa laterale per i neroverdi. Schirone, Scaringella prova la giocata, ha cercato di liberare Grilli, Schiavone, poi allontana De Santis, subisce fallo il centrocampista centrale, uno dei primi che ha sposato il progetto Omnia Bitonto. Progetto Omnia partito a metà di due stagioni fa, progetto che poi ha portato la formazione bitontina a rappresentare una delle forze del calcio dilettantistico pugliese. Come si chiama l'altro nome? Hai visto De Santis, sbagliato con la palla. Giovane Losacco perde il pallone, Fumai, anzi scusate, Loseto, palla a sinistra dove c'è De Vita, in mezzo verso la Carra, l'intervento di Schirone che allontana Zinetti. Partita che si gioca senza il pubblico nero-verde, disposizione dovuta alla mancanza di una separazione tra le due tifoserie, quindi la scelta è stata quella di disputare la gara solo per i tifosi che vengono da Bitonto. Giornone, buono il tocco centrale per Loseto.
Seto appoggia su Anaclerio, poi la Carra cerca in mezzo lo Seto, pallone di ritorno che non arriva a destinazione, di testa Calefato, riparte il Corato con Cannone, Zinetti, ancora Cannone, classe 94 ex Unione Calcio Bisceglie, è un altro ragazzo molto interessante alla corte di Mimmo Di Corato, Riontino, lungo linea, cerca Scaringella, la finta di Scaringella mette in movimento Grilli, c'è un abisso anagrafico tra Grilli e Fumai, sono circa 19 anni di differenza tra il giovanissimo classe 99 e il centrale classe 81. Colangione, la palla sulla caviglia di Anaclerio, uno dei giocatori che ha militato anche con il Bari. Colangione, Cannone, Zinetti, davanti a lui De Vita, Riontino, può caricare il sinistro, Riontino, palla alta sulla traversa, Corato che sta cercando spesso di puntare la porta anche con tiri dalla distanza, in questo caso è stato Riontino, Michele Riontino a provare. Palla servita verso la Carra, allontana Leuci, De Santis, il tocco di testa Colangione, Scaringella ha provato a domesticare il pallone, su di lui torna Toni Giannone, i due hanno giocato insieme anche a Gravina. Alla fine riesce Babacar Diagne a fermare la corsa dell'attaccante. Con Giornone, Scaringella ha vinto, ha condiviso i successi dell'era Lo Seto a Gravina. Infatti ha vinto il triplete in maglia giallo-blu. Prova Grilli con il piatto, palla lunga, termina oltre la linea di fondo. Noi ricordiamo gli sponsor allora, che sono Caffè Acapulco, Sisal Matchpoint, Homeware, Caseificio Maldera, il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni, tutti visibili all'interno della pagina della nostra diretta. E poi tra un momento di pausa, nei momenti di pausa, in sovrimpressione, occhio a Diagne, palla filtrante verso la Carra, la finta intelligente di Colangione che permette a Leuci di recuperare il pallone. Colangione, Schiavone, Colangione a sinistra per Schirone, palla lunga verso Scaringella, controllato da Fumai, la rimessa laterale per l'Omnia. Lo Seto, d'esterno la Carra, poi Giannone, mischia con pallone che viene fermato dal fischio dell'arbitro, alla fine la punizione del Corato. Schiavone, palla breccata da Diagne, segue la sfera Scaringella, Fumai in anticipo, riesce ad arrivare sulla sfera prima dell'attaccante coratino, però porta la palla oltre la linea laterale, sarà rimessa per il Corato. Ci stiamo avvicinando al quarto d'ora, 13 minuti al nostro cronometro, sempre 0-0 qui al San Pio tra l'Omnia Bitonto e il Corato. Grilli, Schirone, Colangione mette fuori perché c'è un giocatore dell'Omnia che ha subito un contrasto, una botta sul viso. Intanto primo risultato, anzi i primi risultati che cambiano, Canosa in vantaggio sulla Rutiglianese, 1-0 la rete di Lombisani, attaccante calabrese in forza al Canosa, poi San Marco 1, Bitritto 0, il solito Salerno per la formazione down, risultati che riguardano più la zona bassa della classifica di promozione. Colangione a destra da Zinetti, Zinetti prova a pescare il giallo in mezzo all'aria, di testa Giannone,
Fontana De Santis, la cara col fisico, però c'è Colangione che anche lui di fisico non scherza. Intanto Giannone bravissimo qui a recuperare un pallone interessante, prova a proporsi Giannone, alla fine c'è Schirone che lo mette giù, lo fa regolarmente, fa ripartire il Corato, palla per Scaringella, vicino a lui Lo Seto, anzi si tratta del numero 2 Lo Sacco, poi Diagne, la Carra, Anaclerio, uno stop, si avventura in mezzo a due uomini, poi la Carra gira a sinistra, arriva qualcuno, si tratta di De Vita. De Santis può prendere forma, azione offensiva dell'Omnia, occhio a Babacar Diagne, c'è il fallo, calcio di punizione per l'Omnia Bitonto, conquistato dall'ex Liberty Palo Diagne, il ragazzo senegalese che ha seguito sempre l'ex dirigente del Palo d'Ammacco, anche ad Altamura. Ad Altamura Diagne fu fischiato, ci fu un caso tra Altamura e Trani con i fischi razzisti e le parole offensive nei confronti del senegalese, giocatore classe 88, uno dei giocatori, dei ragazzi di colore più interessanti tra promozione ed eccellenza. Sul punto di battuta De Santis, uno specialista dei calci di punizione, però va a calciare Lo Seto, la palla respinta con i pugni da Leuci. Ci ha provato Lo Seto, tiro non irresistibile, allontana Schirone, Omnia che ora prova a spostarsi nella metà campo del Corato dopo un avvio piuttosto colorato di nero-verde, sbaglia il passaggio a Anaclerio, controlla Schirone, non ha nessuno vicino e allora può far ripartire il Corato con calma. Di testa Fumai, lui è che sta tenendo a bada Scaringella, intanto fallo di Schiavone su Anaclerio, chiedono il giallo i giocatori dell'Omni, in particolare Francesco Rubini, uno dei due centrali, calcio di punizione quindi che verrà battuto a breve dalla formazione di mister Benny Costantino, che si fa sentire piedi della panchina, in piedi anche Memo Di Corato. Costantino che fino a qualche anno fa era ancora in campo come calciatore, diversi elementi in campo l'hanno anche incrociato, l'hanno avuto in squadra, lui ha giocato una delle ultime esperienze a Liberty Bari. De Santis, palla lanciata all'interno dell'area di rigore, il tocco di testa, il colpo di testa di Zinetti, palla messa dentro, prova a calciare Anaclerio, la bella girata dell'attaccante col piattone, non riesce però a trovare la porta. Omnia che ora prova a scalare le marce per fare più male al Corato, ora con questo pallone messo dentro dal numero 6 Tony Giannone. Riparte la formazione nero-verde, palla per Zinetti che lascia a Cannone, poi Califato, scambio tra Califato e Cannone, dietro per Colangione, gli spazi sono pochi, occhio a Colangione, non irresistibile il passaggio di ritorno per Califato, la rimessa sarà per l'Omnia, regala quindi una rimessa laterale il Corato, intanto si fanno sentire i tifosi neroverdi arrivati comunque qui a al quartiere San Pio per sostenere la squadra, nonostante non possano entrare, salire sulle tribune, fanno sentire dall'esterno dell'impianto. I primi 20 minuti sono trascorsi, risultato ancora invariato, colpo di testa da parte di Rubini, poi Giannone, Diagne, Colangione, segue la sfera Raimondi, facile per lui raccogliere il pallone, Fumai, De Santis,
cerca l'Osseto. Schiavone che ormai al terzo fallo rischia anche qui sulla caviglia probabilmente il tocco del centrocampista centrale, del play basso della formazione di Dicorato. Aveva sterzato l'Osseto, è andato sulla caviglia dell'ex Schiavone. Per l'arbitro c'è il calcio di punizione che verrà battuto da sinistra, sempre da Gianluca L'Osseto. Ragazzo un po' sfortunato per lui, diversi stop in carriera dovuti ad alcuni infortuni. È un giocatore comunque di ottime qualità tecniche. Col sinistro c'è L'Osseto, col destro ci proverà De Santis a scodellare all'interno dell'area la testa di La Carra. L'obiettivo principale manca quella di Anaclerio, c'è il fallo in attacco dell'Omnia, credo proprio di Gigi Anaclerio, e quindi calcio di punizione Corato. Intanto cambia un altro risultato, Forte Saltamura in vantaggio con lo Spinazzola 1-0, rete di A Brescia. Questa è una gara che stiamo dando in diretta su www.eventindiretta.it, una gara interessante per quanto concerne la lotta per i playoff, per l'ultima posizione utile in zona playoff. Palla lanciata da Leuci davanti, di testa Fumai. Zinetti insegue il pallone, scivola intanto Grilli. Zinetti prova a metterla dentro sul secondo palo, arriva però in anticipo Raimondi che fa ripartire l'Omnia. Giannone, la solita corsa del centrocampista che prova a proporsi, visto dalla Carra. Giannone mette in mezzo sulla coscia di Colangione, poi dipinto, indietreggiato per dare una mano ai compagni. Scaringella in due su di lui, l'ultimo tocco è di Fumai. Rimessa laterale per il Corato. Michele Schirone, Amedeo dipinto, poi Giannone, De Santis, lo sacco, ancora L'Osseto, cannone, Schiavone riesce in qualche modo a tenere il pallone, cambia corsia il Corato, va da Zinetti, Zinetti prova il filtrante in mezzo, Scaringella riceve il pallone al limite, si infila in aria, Zinetti va giù, c'è il calcio di rigore per il Corato. Bellissima azione in verticale della formazione nero-verde con Scaringella che si libera del pallone, riesce a servire in uno corridoio molto stretto Zinetti. Zinetti trova prima un difensore dell'Omnia, poi il portiere Raimondi, va giù sul contatto, c'è il calcio di rigore per la formazione nero-verde. No, là è giallo al massimo. No, giallo. Non c'è più il rosso. Toccherà da Medio di Pinto calciare verso la porta difesa da Raimondi. Allora l'esperienza di Dipinto, classe 78, contro il giovane Gabriele Raimondi, classe 97. Guardate il cartellino portiere. Il fallo è stato commesso da Raimondi che è stato punito da Malardi di Bari col giallo, primo ammonito. Allora tutto pronto per questo calcio di rigore, parte Dipinto e spiazza il portiere dell'Omnia, Amedeo Dipinto, porta in vantaggio il Corato al 23° minuto di gioco. Omnia 0, Corato 1, cambia il punteggio al Zampio nella gara più importante, lo dicevamo, della stagione per il Corato, che vuole cercare, sta cercando di raggiungere la vetta. Amedeo Dipinto, per lui è la settima rete con la maglia del Corato, pensate, in un mese e mezzo sono già 7 le marcature, ma Corato lo sapeva che quest'anno Dipinto avrebbe avuto un bonus di reti importante, ed eccolo qui Amedeo Dipinto inquadrato che saluta i propri tifosi. 24 minuti di gioco, Corato in vantaggio, un risultato che cambia le carte in tavola al momento per quanto riguarda la classifica.
Vediamo quale sarà la reazione dell'Omnia. Palla per la Cara, buona la girata per Diagne che prova a correggere. Chiedono il fallo i giocatori dell'Omnia per Diagne, per il direttore di gara un semplice contrasto all'interno dell'area. Poi Leuci facile blocca il pallone. Lo Seto, davanti a lui c'è Schiavone, tocco di Schiavone, Riontino, palla per Dipinto. Dipinto che si è spostato a sinistra, in questo momento vedremo se sarà una soluzione temporanea oppure una scelta basata anche sulle abilità dei due under di difesa dell'Omnia, ovvero quella di spostare Dipinto a sinistra e Grilli a destra. Probabilmente sarà così perché a destra c'è un classe 99 De Vita, e allora preferisce assegnargli un parietà di Corato Grilli. Dall'altra parte invece un giocatore un po' più esperto, Andrea Lo Sacco, classe 97, tra l'altro ex sud-est. Palla con l'esterno del piede alzata da Dipinto, poi Riontino. Schirone, morbido, cerca Scaringella, la protezione del pallone da parte di Fumai. Il fallo di Scaringella in attacco. Nico De Santis. De Vita, Rubini, appoggio di testa di Anaclerio verso Diagne, uno dei più attivi dell'Omnia, palla che però è terminata oltre la linea laterale. Oltre a Omnia Bitonto Corato è cambiato anche il risultato tra Ascoli Satriano alla terza, 1-0 per la formazione giallo-blu. A terra Scaringella, calcio di punizione Corato che dopo un bel avvio aveva un po' concesso più spazi all'Omnia Bitonto, però in un'azione in verticale molto molto rapida è arrivato il calcio di rigore per fallo di Raimondi su Zinetti. Il calcio di rigore è stato battuto perfettamente da Amedeo Dipinto, giocatore che conosce quanto vale la pressione di un penalty di una gara così importante. Ultimo campionato vinto da Amedeo Dipinto, quello con l'Unione Calcio Bisceglie attraverso i playoff, prima ancora era riuscito a conquistare la Serie D con il Manfredonia. Dipinto che in occasione di quella finale playoff punì proprio il Corato quando era in maglia azzurra dell'Unione Calcio in panchina. Sempre all'Unione Calcio c'era Mimmo Di Corato. Lo Sacco, tenuto proprio da Dipinto, passa Lo Sacco, palla poi per Lo Seto. Anaclerio gira in direzione di Agnè che ora prova a proporsi un po' più spostato in avanti, quasi a fare l'esterno alto a sinistra. C'è il fallo di Grilli, giallo anche per Vito Grilli, qui ha peccato un po' di gioventù, di inesperienza Grilli in una zona del campo abbastanza inutile, ha commesso fallo che gli è costato il giallo. Dipinto, come dicevamo, settima rete per lui, un'esperienza prima di Corato in Basilicata con l'Alto Bradano, tre reti per lui in eccellenza lucana, sicuramente non il bottino che ci si aspetta da un attaccante della sua caratura, però ha dimostrato che nonostante i 39 anni sia ancora un attaccante di sicuro affidamento in un campionato sicuramente molto più probante come quello della promozione pugliese. Partito Zinetti, ancora pericoloso, con questo è un altro calcio di punizione. È davvero buona la partita fino a questo momento del terzino destro. Giallo per De Santis, i due gialli dell'Omnia Bitonto sono arrivati proprio su azioni di Zinetti, prima la munizione del portiere Raimondi che
permesso al Corato di battere il calcio di rigore. Ora il giallo per De Santis, provocato sempre dal terzino che scuola Bari aveva vinto il primo campionato tra i senior con la Lucchese un paio di anni fa. Sulla sfera Schirone, anche lui molto bravo sui calci piazzati, stavolta però cerca il secondo palo, accorre con la zona il difensore Calefato. De Vita. De Vita riesce ad arrivare quasi nei pressi dell'area, cede per la Carra, in mezzo c'è Giannone, Giannone alza la testa pronto a concludere, la deviazione da parte di Colangione, Leuci in una difficoltà di stendersi sul fianco destro e andare a bloccare la sfera evitando il calcio d'angolo, Schirone torna dietro da Leuci, intanto superata la mezz'ora, ancora 14 minuti prima della chiusura del primo tempo, qui il fuori gioco di Michi Scaringella sul tocco di Dipinto. Fumai, Schirone anticipa la Carra, poi Lo Seto, alza Zinetti, di testa anche Rubini, il fisico di la Carra, la Carra che è stato ben controllato fino a questo momento dai difensori del Corato. Scaringella, Fumai riesce ad andare bene sul giocatore avversario, chiedono il fallo, chiede il fallo Nico Fumai. Meglio i giocatori, i portatori di palla piuttosto che il centroboa dell'Omnia Bitotto fino a questo momento, anche perché Colangione si sta occupando direttamente dell'attaccante che ha segnato fino a questo momento in stagione 30 gol, e allora c'è un po' più di spazio per i vari Diagne e Lo Seto. Zinetti, Cannone, Zinetti, palla in mezzo, Riontino fa da velo, la palla passa attraverso le gambe di Scaringella e davanti ad Amedeo Dipinto, scivola fuori. Allora riparte l'Omnia Bitonto, noi ricordiamo gli sponsor che sono Caffè Capulco, Sisal Match Point, Homeware, Caseificio Maldera, Il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni. Occhio alla Carra sulla corsia di sinistra, in mezzo si buttano almeno due giocatori dell'Omnia, di testa Giannone, Riontino perde il pallone, Lo Seto, Diagne, l'uscita kamikaze di Leuci, poi la conclusione da parte di la Carra col gioco già fermo perché aveva fischiato il fuorigioco con la Ianni di Bari. Bravo qui su Diagne a chiudere Leuci, che è sempre stato nel corso della sua carriera un portiere che ha quelle caratteristiche del portiere kamikaze che si lancia, ricordano a Cerignola, a Martina Franca e a Biceglie anche. Fallo! Tanto calcio di punizione, c'è fallo su Michele Schirone, calcio di punizione che sarà battuto da sinistra. Schiavone, Colangione, Calefato, pressing di la Carra, palla per Cannone, la palla è uscita, impreciso il passaggio di Vittorio Cannone. Ancora una rimessa laterale, avanza di qualche metro l'Omnia Bitonto. Con le mani di Vita, Calefato, c'è cioè il fallo, il gioco pericoloso da parte di Lo Seto. Dovrà battere Leuci, permette al Corato di alzare sensibilmente il baricentro, spostato ormai sulla linea di centrocampo.
Il lancio lungo di Leuci verso Scaringella di testa Rubini, commette fallo Scaringella sul difensore centrale. Fumai, palla centrale per De Santis che allarga il gioco su Giarnone. Giarnone cerca di servire Lo Sacco, c'è il fallo di Lo Sacco, calcio di punizione. Gara non, sicuramente non estremamente spettacolare, però ovviamente essendo una gara importante c'è tutta la tensione del caso. Arrivano fiammate le occasioni da rete, soprattutto nella prima parte di questo primo tempo, che il Corato conduce 1-0 con la rete su rigore di Amedeo Di Pinto dopo 23 minuti di gioco. Palla toccata da Loseto per De Santis, intervento a centrocampo di rottura di Cannone, a spazio Scaringella, vicino a lui c'è Grilli. Scaringella prova da solo ad andare, riesce a toccare Lo Sacco verso Raimondi che spazza, libera l'area di rigore. Schirone, pallone ancora valido, alla fine uscita la sfera, la rimessa è per il Corato, Colangione. Di testa Scaringella, Di Pinto, ha provato la saetta dalla distanza col destro. Buono l'appoggio di Scaringella, palla che però finisce abbastanza lontana dallo specchio della porta, buona l'idea comunque. Una cosa che si vede spesso sui campi di beach volley con questa alzata e tiro. Bravo qui Di Pinto a coordinarsi, non è precisa però la conclusione dell'attaccante barlettano. Meno di 10 minuti alla chiusura del primo tempo. Anaclerio, la cara di petto verso Loseto, si sposta in avanti l'Omnia Bitonto. Loseto può aprire per Giornone, Giornone punta a Schirone, Giornone prova a metterla in mezzo, sempre lì Michele Schirone, riesce a evitare che il pallone giunga all'interno dell'area di rigore, all'interno dell'area piccola. Corner per l'Omnia, Loseto dalla bandierina col sinistro, palla sul primo palo di testa, ci è arrivato Scaringella, Derek Schiavone va giù, calcio di punizione su Derek Schiavone. Intanto andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Raddoppio della Fortis Altamura, 2-0, sempre lui Ardino, uno dei giocatori degli anni 90, nati negli anni 90, più interessanti in promozione, nonostante sia un giocatore brevilineo, comunque porta sempre in dote un buon numero di reti e di movimento. Fortis Altamura quindi 2, Spinazzola 0. Occhio alla Carra, prova a girarsi con il sinistro, non riesce a trovare però la porta, allontana Colangione. Di Agnè, Di Pinto di grande sacrificio, va a prendersi il pallone. Vai che buona, vai, proteggi, fai salire, proteggi. Di Pinto che per prolificità e sacrificio ricorda un po' il Moscelli visto all'Unione Calcio. E Moscelli era tra i nomi accostati al Corato in sede di campagna acquisti invernale. Giocatori infiniti, nonostante l'età, danno sempre il 100%. In questo caso avete visto Di Pinto molto bravo a rientrare quasi in zona di difesa per recuperare il pallone. Ora prova a scattare, vediamo se è fuori gioco. Sì, alza la bandierina il direttore di gara, anzi l'assistente. Schirone, di petto Scaringella, Schiavone, Riontino, Di Pinto, bellissima apertura da parte di Schiavone, Zinetti di testa, Grilli, un po' difficile questo pallone, protegge la sfera De Vita che chiude lo spazio al ragazzo della Juniores. Di Agnè, Rubini, Fumai, ultimi 5 minuti, di petto, anzi di testa De Santis, poi Schiavone,
Grilli controlla, cede a destra dove c'è Zinetti, l'1-2 con Cannone, Colangione, dipinto il velo, poi Scaringella, buono l'1-2, Scaringella cerca lo spazio per andare alla conclusione, non riesce a passare, poi commette fallo e c'è il giallo per Michi Scaringella, una sfida che continua, quella con Nico Fumai. Si è incaponito qui Scaringella dopo il bel 1-2 con Medio dipinto che poi aveva provato a penetrare l'area di rigore dell'Omnia, però non ha ricevuto di ritorno il passaggio dal compagno di squadra. Ancora Corato, dipinto, sbaglia qui, prova a riprendersi il pallone su Anaclerio, commette fallo. E il bellissimo movimento, la giocata di Lo Seto che manda in brodo due giocatori, poi Colangione d'anticipo, due belle azioni ora, una offensiva e un'altra difensiva, due belle giocate qui, una di Lo Seto, l'altra di Colangione in anticipo. Grilli, Zinetti riceve ora da Cannone, Calefato, Schiavone, Colangione, Riontino, cerca dipinto, Fumai in anticipo, qui calcio di punizione che sembra alquanto strano perché dipinto era distante almeno un paio di metri da Fumai, per l'arbitro c'è stato il contatto, forse ingannato dalla sua posizione. Calefato, Schirone con l'esterno, cede, regala il pallone a Diagne, Anaclerio, palla a destra per Gernone che mette la sfera all'interno dell'area, troppo lungo però il cross di Tony Gernone, riesce a ripiegare il Corato che può ripartire con Grilli a spazio, il classe 99, si allunga la falcata, ora costretto a fermarsi ad attendere l'arrivo dei compagni. Riontino, dipinto, l'apertura per Zinetti, con il tiro cross di Zinetti, facile per Raimondi, allunga le braccia, blocca il pallone. Giannone, Anaclerio, palla in mezzo per la Carra che ci mette il piedino, debole però la conclusione di Pinto, di grande coraggio qui sul numero 2 Lo Sacco, ancora di Pinto, cerca lo spazio per la conclusione, almeno l'appoggio di qualche compagno, arriva da dietro il compagno, si tratta di Schiavone in mezzo, di petto Scaringella, poi Grilli arriva un po' in ritardo, riesce a recuperare la sfera all'Omnia. Intanto Canosa 1, Rutiglianese 1, la rete dell'albanese Voipaca per la squadra barese. Anaclerio, anticipo sempre molto puntuale di Matteo Colangione, dipinto, Schirone, palla in mezzo per Calefato. Grilli, qua c'è la trattenuta di De Santis, però poi regolare l'intervento di Rubini. Vai a terra prima, vai che fischi. Palla per Lo Seto che svaria da destra a sinistra, Lo Seto col petto, Cannone riesce a rubare il tempo all'attaccante, conquista anche un calcio di punizione. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Caffè Capulco, Sisal Match Point, Homeware, Caseificio Maldera, Il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni. Palla lunga verso dipinto, di testa con la nuca, Andrea Lo Sacco, rimessa laterale per il Corato che prova a chiudere davanti questo primo tempo. 30 secondi al 45esimo, non ancora esposto il tabellone di recupero, dipinto, perde il pallone, Giannone con De Santis, allontanano la Carra,
col petto, prova a portare avanti il pallone su di lui, il solito Colangione, arriva in raddoppio Riontino, bello il pallone intanto di Laccarra per lo Seto che prova ad accentrarsi, la conclusione di Laccarra coi pugni Leucci, poi De Santis la ributta in mezzo, però erano tutti oltre la linea dei difensori, bellissima giocata, mentre si chiude qui il primo tempo, bellissima giocata di Laccarra che vede lo Seto quasi con la coda dell'occhio, poi la conclusione dell'attaccante tornato al centro dell'attacco, è stata schermata da Leucci. Allora finisce 1-0 per il Corato il primo tempo, la rete di Amedeo Di Pinto sul calcio di rigore al 23esimo. Noi restituiamo la linea alla pubblicità, ci ritroveremo per il secondo tempo del big match della 21esima giornata. Allora ripartiamo in questo momento con il secondo tempo di Omnia Bitonto Corato 1-0 per la formazione nero-verde che ha segnato con Medeo Di Pinto al 23esimo del primo tempo. Corato che meritatamente in vantaggio, una gara giocata quasi alla pari tra le due squadre, bellissima la conclusione di Laccarra, l'ultimo brivido del primo tempo, una bella conclusione dalla distanza che ha trovato Leucci pronto. E allora non sembrano esserci cambi, andiamo a ricordare quali sono le due formazioni. Con Camerino, scusate, ecco qui, quindi con Leucci tra i pali il Corato, poi Zinetti e Schirone i terzini, Colangione e Calefato i due centrali, Riontino, Schiavone e Cannone a centrocampo, Di Pinto, Scaringella e Grilli in attacco con Di Pinto a destra, anzi a sinistra, e Grilli a destra. Dall'altra parte invece Raimondi in porta, De Vita e Lo Sacco i due difensori esterni, Rubini e Fumai i centrali, di difesa Diagne, De Santis e Giannone a centrocampo, Laccarra, Lo Seto e Anaclerio di punta, palla che arriva dalle parti di Raimondi che rischia un po' qui su Grilli, alla fine il calcio di punizione in favore dell'Omnia Bitonto, l'arbitro è il signor Mallardi di Bari, gli assistenti Colaianni e Ostuni, anche loro della sezione di Bari. Tra i risultati che sono cambiati anche il vantaggio della Rutiglianese sul campo del Canosa, 2-1, un risultato importante per quanto concerne la zona calda. Mi deve chiamare? Lo sa, mi deve chiamare? 2-0 invece il San Marco con il Bitritto. Ricordiamo anche gli sponsor che sono Caffè Acapulco, Sisal Match Point, Homeware, Malder, Il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni. Schirone, Scaringella non tiene il pallone in campo, sarà rimessa laterale per la formazione dell'Omnia, già battuta di Agnè, dietro da Fumai, dipinto di testa, Schiavone, Di Pinto, Schiavone, palla a destra per Zinetti, intanto si scalda col numero 16 giovane Cosimo Fiore, un altro ragazzo della Juniores che probabilmente prenderà il posto di Grilli. Un ragazzo molto rapido, potrà creare qualche problema a sinistra dove Federico De Vita, classe 99, che lui molto giovane, e arriva il momento del cambio come vi avevamo già annunciato, Vito Grilli al posto, al suo posto Cosimo Fiore,
anche lui fa parte della Juniores, allenata dal duo Strippoli Piccarreta. Fuori Grilli, dentro Fiore, vediamo come si comporterà questo altro giovane prodotto del vivaio del Corato. Rimessa laterale che sarà battuta dalla formazione neroverde con Zinetti. Zinetti per Fiore. Fiore non riesce a tenere il pallone, allora riparte l'Omnia. Giannone prova a tenere viva la sfera. Giannone riesce a crossare in mezzo. Leuci si accartoccia sul pallone, riesce a bloccare Checco Leuci. Con le mani cerca la zona di centrocampo, Diagnia di testa, poi De Santis, Anaclerio, la palla che rimbalza su Cannone, poi Schiavone. Schirone, Diagnè, Riontino, Scaringella non aggancia, Fumai con una mano. Chiedono il giallo i giocatori del Corato. È giusto il giallo. Calcio di punizione che verrà battuto da Schiavone. Schiavone, Schirone, la mette dentro, ci arriva dipinto con forse l'esterno del piede, rimane a terra medio dipinto nello scontro con il giovane Lo Sacco. Oh, io presenza, ma si perde dopo esterno, ok, calcio dopo. Oh, Giuseppe, sentiti qui, cambiate. Cambio posto. La sfera mangia tua, andò. Rimane a terra medio dipinto. Andò, andò. Sediti là, per favore. A terra medio dipinto, autore del gol, il suo settimo personale sigillo con la maglia del Corato. Medio dipinto che è stato allenato da Mimmo Di Corato anche in passato, parliamo dell'esperienza con il Bisceglie in Eccellenza, parliamo di quasi 10 anni fa. Palla riconquistata dall'Omnia che sbatte però sulla schiena di Riontino, e allora rimessa laterale per i bitontini. De Vita, palla verso la Carra, bella la giocata di la Carra su Lo Seto, andrà alla conclusione Lo Seto, la palla deviata, smorzata da un giocatore del Corato, ma applausi per Pepe Lacarra, col tacco ha messo il pallone proprio sul piede di Lo Seto. Ancora la dimostrazione di un giocatore che sicuramente non è da promozione. Pepe Lacarra, lo ricordiamo, ha segnato 30 reti in questa stagione a febbraio. Il suo score più importante, ma ricordiamo anche che fino a poco tempo fa non aveva giocato neanche in Eccellenza. Si è sempre diviso tra Serie D e C. La Carra in C1 con Como e Andria, C2 con Arzanese, Chieti, Monopoli, poi Tanta D, Grottaglie, Petacciato, Noi Cattaro, Avezzano, San Paolo, Bari e Focevara. Allontana Riontino, Fumai, Rubini. Palla regolare per la Carra, che però è in ritardo rispetto all'uscita di Checco Leuci. Si fa sentire Mimmo Di Corato che chiede a Matteo Colangione di alzare il baricentro della squadra. Palla che viene toccata di testa da Rubini, c'è il fallo di Scaringella su Rubini, va sulla caviglia del difensore centrale.
coppia centrale, lo dicevamo, dell'Omnia, rispettivamente 36 e 37 anni, Fumai e Rubini, protagonisti dei campionati dilettantistici, soprattutto Rubini, e di quelli professionistici, in questo caso Fumai. Fumai ora tiene il pallone, va a destra dove c'è De Vita, anzi dove c'è lo sacco. De Pinto tiene il pallone in campo. Partito Fiore, prova a infilarsi in aria. Cannone, palla fuori misura per Michele Schirone, rimessa laterale per l'Omnia. Superato il decimo minuto qui a San Pio, al quartiere Inziteto, siamo appena fuori città di Bari per il big match della giornata numero 21. Riontino, buono il controllo, poi dipinto per Schirone, Schirone lungo linea, cerca Scaringella che è in posizione di offside, calcio di punizione per l'Omnia Bitonto. Intanto non sono cambiati ancora altri risultati nel campionato di promozione. Il fallo di Cosimo Fiore qui su Federico De Vita. Fumai, Loseto non fa arrivare il pallone a destinazione, palla per Scaringella, di testa Fumai, Rubini per Raimondi, Diagne fa correre Rubini che tiene il pallone, Raimondi, il pressing del Corato che ora prova ad andare un po' più spesso sui portatori di palla. Buono il pallone smistato da De Santis per lo sacco, palla che torna indietro verso il centrocampista ex Molfetta e Bitonto, di testa Fiore, allunga e con un po' di fortuna conquista la rimessa laterale sul ultimo tocco di Antonio Giannone. Diagne, palla morbida di Fumai, di petto la Carra, poi Anaclerio, anticipo fondamentale qui di Zinetti. Con le mani Leuci, contrasto tra Riontino e Diagne, il fallo è del centrocampista ex Lucera Cerignola. Riontino che rimane a terra, dipinto che va davanti alla palla per evitare la battuta, anche perché Riontino continua a tenersi forse un polso. Si torna a giocare, si è rialzato Riontino, De Santis di testa Calefato, prova ad allungare Cannone, poi Fiore anticipato da De Vita, Scaringella, raddoppio di Diagne, Scaringella allunga il passo, De Vita riesce a toccare, rimessa laterale per il Corato. Scalda Petruzzella. 1-2 Cannone, Schiavone, torna dietro da Schirone, Riontino, Schirone, Omnia che prova a sradicare il pallone dai piedi dei giocatori del Corato, ci riesce De Santis, la Carra, Anaclerio, Diagne, De Santis, palla per lo sacco. De Santis prova a essere un po' più ordinata la squadra di Costantino, la costruzione dell'azione offensiva, Diagne, De Vita, ha rubato il tempo a Fiore, poi prova ancora la finezza, questa volta bella comunque ma meno utile per la causa del Bitonto, comunque la rimessa
e per l'Omnia Anaclerio prova il palleggio in mezzo a tre, non passa però Anaclerio che si va a riprendere il pallone di forza. Diagne, De Santis, morbido con l'esterno del piede Colangione, palla che rimane lì nel mucchio, la Carra deve girarsi, trova Anaclerio, il diagonale vicino al palo, immobile Leuci, le proteste del Corato per un fallo all'interno dell'area di rigore. Leuci qui ha tremato davvero perché la conclusione di Anaclerio era molto precisa, sembrata molto precisa. Di testa intanto Giannone, bravo qui andare sulla sfera, poi c'è il fallo, il giallo di Zinetti, giallo per Zinetti, ho calefato. Indemoniato Mimmo Di Corato. Chiedeva a Zinetti di proteggere il pallone, invece ha commesso fallo il terzino. Ha regalato un calcio di punizione interessante per l'Omnia Bitonto. Quando siamo arrivati al quarto d'ora, punteggio è sempre di 1-0 per il Corato. De Santis sarà lui a battere. Barriera 2 con Dipinto e Schiavone. In mezzo tutti i saltatori, vediamo quale sarà l'opzione. Ce ne sono due, o la palla sul primo palo, oppure la squadellata in mezzo. C'è la Carra lì che fa paura, c'è anche Anaclerio, ci sono anche i due centrali, anzi solo un centrale, Rubini. Tanto l'arbitro a colloquio con i giocatori presenti all'interno dell'area di rigore. Parte De Santis di testa, è andato Scaringella, poi allontana Schirone. All'esterno Giannone, tiene a distanza Fiore, non c'è fallo, regolare l'intervento di Dipinto, e allora Schiavone può partire, palla al piede, prova a ribaltare il Corato, Scaringella va addosso a Fumai, c'è il calcio di punizione e il giallo per Fumai. Terzo ammonito dopo De Santis e Raimondi. Per quanto concerne l'Omnia Bitonto, ammonito il difensore centrale sul quale si è andato a schiantare Michi Scaringella. Intanto dilaga la forte saltamura, 3-0 con lo Spinazzola, la rete di Brescia. Fumai, Lo Seto, la Carra col pallone che gli passa alle spalle, Colangione prova il lancio lungo di testa, Fumai, Dipinto, c'è il fallo di Scaringella. Rubini, palla sulla corsia di destra, la Carra, palla in mezzo. La Carra alza la testa, cerca lo spazio per la conclusione, tira la Carra! C'è Leuci che si distende sul lato destro e disinnesca la conclusione di potenza dell'attaccante. Diagne cerca lo spazio per il cross, riesce a metterla dentro, la girata quasi impossibile da parte di Lo Seto. Mancano due giocatori di qualità da una parte e dall'altra, da una parte Grieco, dall'altra Massimo Fumai. Sono sicuramente però equilibria le assenze. Rubini, occhio a Rubini che ha colpito la testa, è caduto male Rubini. Arrivano subito i sanitari a vedere, constatare le condizioni del difensore centrale che è caduto davvero male perché è andato sulla schiena di un giocatore del Corato. Subito approntata la barella per
Francesco Rubini, che però si muove. Colpito solo la testa, applausi da parte di tutti, fortunatamente per Rubini nessuna conseguenza seria. Siamo stati in apprensione anche noi perché il difensore centrale è caduto davvero male. Momentaneamente in 10 l'Omnia Bitonto, Diagne apre il gioco a destra dove c'è lo sacco. Riesce ad andare via lo Seto, rimessa laterale Omnia. Lo sacco, buono il passaggio qui su Anaclerio, Anaclerio gira il pallone, Leuci facile. Rivio di Leuci, palla lunga, Scaringella di testa, prova ad imbeccare Fiore, ancora Scaringella, il duello con Diagne, passa Scaringella, in mezzo c'è Fiore. Arriverà doppio su Scaringella che prova la giocata in mezzo a due, non c'è fallo, regolare l'intervento di Diagne. De Vita, l'ultimo tocco è di Cannone, il rinvio dal fondo per l'Omnia Bitonto. Intanto si sblocca il risultato tra Monte e Ordona, Monte in vantaggio, la rete di Diego Quitadamo. Quello che sembra essere un Eurogol, quello della classe 94, gran giocatore Diego Quitadamo. Intanto arriva anche il pareggio del Canosa e cambia ancora a Monte, 2-0 doppietta di Quitadamo. Giuseppe, 2-0 per De Lordo. Cambiano un po' di risultati, quello che interessa più da vicino il Corato è quello della partita con Monte e Ordona protagoniste, Ordona che è al terzo posto. Erano tre prima della gara odierna i punti che dividevano il Corato dall'Ordona Calcio, squadra di Fabio Dintrono. Intanto riparte l'Omnia Bitonto, la palla lunga di De Vita, facile per Leuci. Tanto non lo vedete ma qui lo sentiamo, Di Corato continua ad urlare, una partita sicuramente importante anche per il tecnico di Ortanova. La Carra alza il pallone, Colangione di testa, lo porta sull'esterno per rischiare il meno possibile, sarà calcio d'angolo per l'Omnia Bitonto. Provano i sostenitori della formazione omniana a sospingere i ragazzi in casacca bianca. E ora stanno pressando un po' di più, intanto Pasculli a Selti per il Corato e Petruzzella per l'Omnia si stanno scaldando a bordo campo. Palla all'interno dell'area di rigore, vanno a terra in due, forse in tre, Dipinto allontana di testa, forse il fallo in attacco è per la formazione, a favore della formazione nero-verde. Intanto succede davvero di tutto tra Canosa e Rutiglianese dopo il 2-1 per i Granata con il quale si era chiuso il primo tempo. Ora il Canosa torna di nuovo avanti, 3-2 il punteggio per la formazione di Pesce, ultimo avversario del Corato. Occhio a Giannone, prova a calciare Giannone col destro. Palla sbucciata dal centrocampista, bello il lancio illuminante da parte di La Carra. Si era trovato quasi a tu per tu con Leuci, Tony Giannone che ha calciato col destro, ha trovato il pallone con la parte esterna del collo, la palla scivolata oltre la linea di fondo. Checco Leuci, il rinvio di Leuci, De Vita, ragazzo tarantino, classe 99, alza ancora con il ginocchio, poi Diagne, Colangione esce dalla due di difesa, La Carra carica il sinistro, palla alta di Pepe La Carra, tenuto abbastanza distante dall'area di rigore, La Carra qui costretto a calciare da media distanza, ovviamente in
posizione di scarso equilibrio, non ha trovato la porta, difficile coordinarsi in quella situazione. Palla verso Fiore, di testa anticipato da De Vita, poi di Agnè, in due su di lui, gli strappa via il pallone Fiore, va giù Fiore, con questa un buon calcio di punizione. Colpito alla tibia, allo stinco, il centrocampista a destro. 25esimo intanto. Ricordiamo gli sponsor che sono Caffè Acapulco, Sisal Match Point, Homeware, Caseificio Maldera, Il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni. Occhio al Corato. Fiore cerca il cross, schermato da De Vita, rimessa laterale per i neroverdi con Cannone. Si avvicina Zinetti, sarà lui a battere. Tiene Fiore. Rimessa laterale ancora per i neroverdi, ancora con Luigi Zinetti. Zinetti prova a metterla in mezzo Cannone, la palla colpita male dal centrocampista centrale, termina oltre la traversa. Rubini, De Vita, Rubini, il lancio, palla colpita da Califato sulla spalla, riesce a servire a destra Lo Seto. La Carra che ora prova a ricevere il pallone, la giocata di La Carra per tenere viva la sfera, ci riesce perché la raggiunge Anaclerio, arriva in ripiego Fiore, qui Fiore è molto bravo a non commettere fallo su Anaclerio, concedere solo la rimessa laterale. Rubini, sulla direttrice c'è Fumai, in mezzo a Anaclerio piuttosto libero, La Carra sposta il pallone a sinistra, Gernone e poi Califato, di testa De Vita, di petto Anaclerio, il pallone rimane lì, libera l'area a Zinetti, col petto Rubini, alza Zinetti, palla a campanile, dipinto allunga, stanco Scaringella, palla inseguita da Fiore, Fumai in anticipo, dipinto, colpetto, arriva De Vita, chiede la rimessa laterale a favore, infatti è così, Omnia Bitonto che usufruirà della rimessa laterale, allora prova a rafforzare la zona d'attacco Benny Costantino con l'ingresso sul terreno di gioco di Petruzzella, Salvatore Petruzzella che rileva Nico De Santis a centrocampo con una Omnia Bitonto che dovrebbe passare al 4-2-4 con Gernone, Diagne centrali di centrocampo, con Anaclerio a sinistra, Lo Seto a destra, di punta La Carra e Petruzzella. Arriva anche il cambio di Mimmo Di Corato, in campo sta per entrare Antonio Asselti. Intanto si accendono un po' gli animi con Dipinto che non riusciva a capire se fosse stato lui chiamato alla sostituzione, è stato spinto dallo Seto, poi un po' di parapiglia subito sedato però da Diagne. E allora fuori Dipinto, dentro Asselti con il Corato che cambia forma, giocherà una sola punta con il solo Scaringella davanti. Fiore probabilmente al supporto, vediamo però ora come cambia la fisionomia della formazione neroverde. Asselti allontana, tocca il suo primo pallone, palla verso Fumai. Dovrebbe essere un 4-5-1 quello disegnato da Di Corato, la palla verso Petruzzella, lunga, rimessa dal fondo per la formazione neroverde. E allora la risposta al 4-2-4 di Costantino è quello che sembra un 4-5-1 con Asselti a destra. A sinistra c'è Schirone,
i due centrali rimangono Calefato e Colangione, poi a centrocampo Schiavone, Cannone e Riontino, larghi Zinetti e Fiore, unica punta il numero 9, Michi Scaringella, quello che è un 4-5-1 che può tranquillamente trasformarsi in un 4-3-3. Palla per Fiore, prova la conclusione dalla distanza, il palo di Cosimo Fiore, cosa ha tirato fuori dal cilindro? Cosimo Fiore, un pallone a scendere che ha colpito il montante. Palla alzata da Calefato. Ora assisteremo sicuramente ad altri 15 minuti di fuoco, perché ci avviciniamo a grandi falcate alla mezz'ora. Bellissima conclusione di Cosimo Fiore. Ora il fallo di Cannone, spinto da Diagne. Si scaldano anche gli animi in campo, perché la gara è importante. Palla controllata dal numero 10 dell'Omnia Bitonto, Verona Clerio. Clerio riceve il pallone, prova a metterlo dentro di testa, l'intervento di Calefato, allontana, prova a farlo Schirone. Palla messa in mezzo da Lo Sacco, facile per Leuci. Asselti, Zinetti, viene sopravanzato da De Vita, poi va a recuperare il pallone, De Vita resiste, la carra va giù, calcio di punizione per l'Omnia. Cambiano ancora i risultati, 3-0 San Marco col Bitritto, accorcia l'Ordona, 2-1 sul col Monte. Dicorato che nel secondo tempo ha tirato fuori molto, molta verve, occhio alla conclusione ora di De Vita, la palla rimane all'interno dell'area di rigore, la gira Rubini, palla che rimbalza su un giocatore del Corato, termina fuori, sta soffrendo ora la squadra di Dicorato. Calcio d'angolo, Lo Seto dalla bandierina, la palla all'interno dell'area di rigore, Leuci coi pugni. Poi Schiavone alza la sfera, palla controllata da De Vita, Schiavone in anticipo, Fiore, il tocco di Lo Seto, Gernone prova la magia in mezzo a tre, palla che passa ma è bravo il Corato a liberare. Rimessa laterale, battuta dall'Omnia, Fumai. Gernone di testa sfiora soltanto, poi Asselti, il fallo di Anaclerio, calcio di punizione per il Corato. 32 minuti, Colangione, Asselti, prova a cercare in mezzo all'aria Scaringella, Rubini con un po' di difficoltà, Riontino prova a tenerla giù col petto, c'è il fallo di Diagne che arriva scomposto sull'intervento in contrasto con Riontino, c'è il calcio di punizione per il Corato, posizione interessante, vediamo chi andrà a battere, la palla se la prende lui tra le mani, Michele Schirone, l'avevamo già detto nel primo tempo, Schirone che è un giocatore molto bravo sui calci piazzati con il sinistro in particolare, ed è questo lo spazio e la mattonella più adatta alle caratteristiche di tiro del terzino. 34 minuti, parte Schirone, palla sulla barriera, non benissimo qui Michele Schirone, palla per Zinetti, prova a tenere la sfera Zinetti a passare, c'è il fallo, arrivano in due su Zinetti, il raddoppio di Lo Seto e falloso, calcio di punizione questa volta dalla corsia di destra. Si è aggiunto anche Cannillo tra i giocatori che si stanno scaldando
vediamo se proverà a creare un vero e proprio muro davanti alla porta di Leuci. Mimmo Di Corato con l'ingresso in campo anche del difensore centrale, però c'è anche una soluzione d'attacco, la verve di Pasculli per cercare di andare in contropiede, fare male all'Omnia Bitonto. Occhio a questo calcio di punizione che arriva da sinistra, anzi da destra, con il sinistro di Michele Schirone. Parte Schirone, la palla all'interno dell'area di rigore con i pugni del portiere Raimondi. Esce bene l'Omnia che riparte con l'Oseto, l'Oseto da Petruzzella, tende troppo Petruzzella, con questa però un fallo. Intanto due poker, uno del San Marco 4-0 sul Bitritto e uno della Fortis 4-0 sullo Spinazzola. Di testa Colangione, poi Diagne lungo, cercava l'Oseto. Vengo dal fondo con Checco Leuci, pronto a calciare. Alla lunga di Leuci, di testa Anaclerio, scivola intanto Petruzzella, Diagne, Gernone, Petruzzella è libero lì in mezzo, riesce a girare per la Carra che si muove molto su tutto il versante d'attacco, la deviazione di Zinetti, Leuci. Il rinvio di Checco Leuci, palla che supera il giocatore della Omnia, palla messa in mezzo, occhio a Zinetti, può calciare Zinetti, trova il polpaccio di De Vita, Rubini, De Vita, Gernone. 5-0 Fortis Altamura con lo Spinazzola, 4-2 del Carosa sul Rutiglianese, cambiano ancora i punteggi in promozione, palla per De Vita, De Vita da Rubini, Rubini lungo verso la Carra, Selti di testa, poi Anaclerio, Anaclerio prova ad andare in mezzo a due, non supera però Antonio Asselti che tiene il pallone in campo, lo spazza con il sinistro, poi Scaringella, Cannone, inseguito da Gernone. Cannone costretto poi a toccare con il destro. Rubini, occhio a Rubini, Scaringella va giù, c'è calcio di rigore per il Corato, è rosso per Raimondi. Espulso! È secondo giallo quello! È rosso quello! Oh, è secondo giallo! È meglio, è secondo giallo, esci il rosso! E allora prima munizione, quindi ci correggiamo, prima è stato De Vita ad avere il giallo, a commettere fallo. Calcio di rigore per il Corato, secondo della partita, questa volta va Michi Scaringella contro Raimondi, un calcio di rigore importantissimo per il Corato. Parte Scaringella, parato da Raimondi, poi arriva sulla sfera Zinetti che spara alle stelle, brucia la possibilità di portarsi sul 2-0. Brutto il calcio di rigore tirato da Michi Scaringella, dall'altra parte l'Omnia, di petto Petruzzella, palla per la Carra, ora sicuramente galvanizzati i ragazzi di Costantino, bravissimo qui Colangione a strappar via il pallone dai piedi dell'attaccante dell'Omnia, riparte la formazione nero-verde con Fiore, poi Scaringella che vuole riscattarsi, di Agnello mette a sedere, bravissimo qui Scaringella, ancora Scaringella allarga il gioco verso Zinetti, vediamo se lo tiene in campo il pallone Zinetti, ci riesce Asselti, bellissima gara ora, quando mancano più un minuto in più, quindi 6 minuti
un minuto più rispetto ai 5. Riontino, Calefato, ricca di colpi di scena la gara odierna. Zinetti si accentra, cerca lo spazio per andare in mezzo, ancora Zinetti si incarta e allora permette a Rubini di ripartire. Gernone per la Carra, la Carra prova ad andare, ancora la Carra, gira Leuci in due tempi. Corato che non è riuscito a sfruttare un penalty con Scaringella, palla che è stata intercettata da Raimondi, ma ripetiamo, sicuramente non bellissima la conclusione dal dischetto dell'attaccante, che ha regalato un pallone abbastanza centrale, anzi sicuramente centrale, a Gabriele Raimondi. Diagne, Fumai, il lancio, la Carra domestica il pallone, poi Anaclerio prova a metterla in mezzo di testa, ci arriva Schirone, lo sacco, c'è il corner per l'Omnia. 40 minuti. Che cazzo ne sa con questo? Con la bandierina lo seto, palla all'interno dell'area di rigore, coi pugni Leuci, vivo ancora il pallone però per l'Omnia. Lo seto prova a metterla dentro, di testa è andato Zinetti, poi Gernone va giù, c'è il calcio di punizione per l'Omnia, fallo su Gernone. Sul pallone ci sono la Carra, sarà lui a battere col sinistro in total white Pepe la Carra. Parte la Carra, la rincorsa, il tiro in porta, la barriera del Corato. Poi lo sacco, riconquista la sfera su Fiore. Lo sacco prova a girarsi, riesce a cedere sullo seto. Anaclerio, fuori per De Vita. De Vita gira ancora. Gernone, rubato il pallone da Scaringella. Ora palla per Cannone. Cannone gira al centro, ci mette un piede. De Vita, bravo a coprire qua il classe 99. Fumai, Diagne, squadre ora che si sono un po' sfilacciate, quindi più possibilità di vedere capovolgimenti di fronte. Palla a destra dove c'è Anaclerio, sbaglia però il passaggio Zinetti e la Carra, c'è il fallo di Zinetti sulla Carra, calcio di punizione. 42esimo. Tanto Monte Sant'Angelo in 10, palla all'interno dell'area di rigore, c'è il fuorigioco, bandierina alta da parte dell'assistente numero 2, signor Nicolo Stoni di Bari. Gli sponsor: Caffè Acapulco, Sisal Match Point, Homeware, Caseificio Maldera, Il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni. Va al rinvio Leuci per una gara che sta mantenendo le promesse della vigilia, ovvero gara vibrante con magari poco spettacolare ma ricca di colpi di scena, come ad esempio il rigore sbagliato da Scaringella. Palla di Diagne per Gernone, l'anticipo di Asselti che riesce ad allontanare Scaringella, prova a tirar fuori gli ultimi stille di energia che ha nel corpo, il tocco di Rubini, l'ultimo tocco però è di Scaringella. Gernone gira per Anaclerio, tiene il pallone Anaclerio, Asselti, ancora Anaclerio, poi prova a strappar via il pallone Schiavone dai piedi dell'attaccante ex Bari, è lui l'ultimo a toccare, sul rinvio di Asselti sarà rinvio dal fondo per il Corato. Luigi, Leuci, il rinvio.
di testa di Agnè quasi con la spalla, poi cannone, Scaringella, va giù Scaringella a regolare l'intervento del senegalese, può ripartire dalla corsia di destra l'Omnia con il numero 2 allo sacco, bravo Schirone però a fermare il pallone in scivolata, palla ributtata davanti dall'Omnia, Petruzzella ora prova l'assalto all'arma bianca, la formazione di Costantino, la Carra non passa il pallone, allontana col numero 9 Michi Scaringella, arriva il cambio, il terzo del Corato, dentro Ivan Cannillo, vediamo chi sarà il giocatore ad uscire. Fuori Scaligella, dentro Cannillo, quindi Corato che va a chiudersi completamente a riccio per l'ultima parte di questa partita per cercare di evitare la beffa finale con numero 14, tra in campo Cannillo, fuori Scaligella. Quanti minuti ha dato? Palla messa in mezzo, Diagne prova l'appoggio all'interno dell'area di rigore, allontana il Corato, Omnia che cerca lo spazio per gestire questa azione offensiva. Abbiamo superato il 45esimo, saranno 4 minuti di recupero, 4 minuti ancora di sofferenza per il Corato, di speranza per l'Omnia Bitonto, a Giannone, tocco Anacleri in mezzo, lascia sfilare Colangione, allora Leuci con calma si va a prendere il pallone, recupera Rosicchia, qualche secondo fondamentale per i colori nero-verdi, Leuci il rinvio, la palla un po' sbilenca, arriva comunque dalle parti di un giocatore del Corato, è Zinetti che l'allunga, Cannone, duello con De Vita, Cannone, pallone che è uscito già oltre la linea laterale con le mani Rubini, va dietro da Fumai, lungo Fumai, la palla su Leuci che blocca, è stato un po' rischioso qui per il Corato, il pallone che è rimbalzato davanti a Leuci, il rinvio di Leuci lungo, ora l'unica la punta la fa a Fiore, l'unico che sta provando a, anzi l'unico più che altro dalle parti di Fiore, centrale. Riontino anticipato da Anaclerio. Anaclerio cerca lo spazio per un lob. Giannone, Loseto. Loseto in mezzo di testa la Carra, lascia sfilare. Non lo so, ha sputato a Cosmofio. E lui ce l'ha. Rubini. Rinvio per Leuci. Leuci lungo con il colpo di testa. Diagne. Poi con il numero 3 De Vita. Palla a destra dove c'è un giocatore della formazione in casacca bianca. Dai, dai, non è niente, ragazzi. Poi ancora il cross in mezzo, Leuci la presa alta. Oh ragazzi, dai, non è niente. Oh, lo sa, per piacere, dai, oh. Il rinvio di Leuci. Palla verso Riontino, Fiore. Un altro minuto ancora. Pezzo di merda. Ancora un minuto, poi andremo. All'arbitro. Per il 49esimo. Palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco da parte di Fiore. Ultima possibilità per l'Omnia Bitonto perché siamo al 48esimo e 30 secondi.
Palla lunga verso la Carra, Asselti allontana Rubini, vicino a lui Fumai, preferisce andare da Lo Sacco lungo di testa Petruzzella, poi Colangione, Schiavone, Rubini. 49esimo, Corato vicino a un successo importante. Rivio di Leuci. Finisce qui, Corato si porta a meno 6 dell'Omnia Bitonto, vince lo scontro diretto in una gara sofferta ma portata a casa con merito contro l'Omnia Bitonto, che ha sicuramente fatto una buona gara, però ha trovato contro una squadra coriacea che ha trovato il gol su calcio di rigore, fallo su Zinetti. Calcio di rigore che poi è stato trasformato da Di Pinto al 23esimo nella ripresa. Errore dal dischetto di Scaringella che però non ha influito sul risultato finale. Allora noi ricordiamo gli sponsor che sono Caffè Acapulco, Sisal Match Point, Homeware, Caseificio Maldera, Il Chiodo Fisso, Antica Fattoria, Zagaria Sport e Bruno Costruzioni. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana ancora col calcio di promozione, sempre su www.eventindiretta.it. Pronto? Non devi aggredire.